Arriviamo quindi alla quarta parte, che è invece più precisamente dedicata alle licenze open per contenuti e dati. Perché preciso questa cosa? Perché le licenze open in realtà nascono nel mondo informatico, no? Nascono nel mondo del cosiddetto software open source, software libero. Essendo questo un corso per coloro che, insomma, per dottorandi che scrivono opere principalmente letterarie di carattere scientifico, mi soffermo principalmente sulle licenze open per contenuti e dati, cioè le Creative Commons e simili, quelle simili alle Creative Commons. Fossimo stati a un dottorato di informatici puri, probabilmente una parte, un 4-5 slide anche sulle licenze open per software sarebbero state sicuramente utili e interessanti. Anche qua, chi fosse interessato, rimando ad un mio videocorso sulle licenze open per software che si trova sempre su YouTube. Quindi riprendiamo il nostro schema, perché questo, come vi dicevo, è il nostro, insomma, la nostra mappa orientativa di tutta la, di tutta di tutto il corso di oggi, tutto il nostro excursus, e ci manca esattamente questo pezzo dello schema, no? L'ultima gamba qua a destra dello schema, cioè quando il libero utilizzo viene stabilito dal titolare dei diritti, e adesso avete tutti gli strumenti per capirlo, cioè avete visto come funziona il diritto d'autore e principalmente avete visto quel principio secondo cui il diritto d'autore nasce automaticamente e quindi se il suo titolare vuole liberarlo, vuole liberare alcuni usi, lo deve dire espressamente, ecco perché servono le licenze Creative Commons. Capite questo passaggio fondamentale? Cioè, se un autore vuole lasciare libera la sua opera, non basta che la metta su un sito web e dica e lasci che stia lì perché tanto se è lì vuol dire che è libera, perché non è vero, semplicemente. Cioè, non è vero che se un'opera è su internet allora è di libero utilizzo. Se è su internet vuol dire semplicemente che è su internet. Ma se io autore voglio dire che quell'opera è liberamente utilizzabile, lo devo dire espressamente, lo devo esplicitare. Perché se no si ricade sotto la regola generale del copyright, del tutto tutelato, closed by default. E quindi ecco il senso delle Creative Commons, cioè delle licenze che servono proprio per dire in modo chiaro che cosa io consento o non consento di fare sulla mia opera. Tutte le licenze, questa cosa l'abbiamo già detta prima, la ripetiamo, cioè questa cosa vale anche per le altre licenze. Quando vi ho fatto l'esempio delle licenze dei sistemi operativi era esattamente questo, cioè una licenza, abbiamo detto, ha due anime, un'anima in cui vengono date le libertà e un'anima in cui vengono stabilite le condizioni, no? Quindi da un lato si definiscono quali usi possono farsi dell'opera e quindi le libertà che io concedo, e dall'altro si stabiliscono le condizioni, cioè quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori che utilizzano la mia opera. Ci sono sempre queste due componenti. Che cosa cambia però? Cambia diciamo, la prevalenza delle due. Se prevale il lato delle libertà concesse, parliamo di licenza open. Se prevale il lato delle condizioni imposte, parliamo di licenza proprietaria. Ok? L'esempio l'abbiamo già fatto, ma si capisce ancora meglio con questa metafora che io utilizzo sempre nei miei corsi e solitamente illumina, ovvero la metafora del cartello all'ingresso di un parco. No, io entro in un parco. Quando anche sia un parco pubblico, cioè diciamo gratuito in cui non c'è un biglietto da pagare, però c'è sempre un cartello che mi dice, non so, semplicemente gli orari in cui è aperto, cosa posso fare, cosa non posso fare, se posso portare il cane o meno, posso fare il picnic o no, ok? E questo è molto semplificato, però questo lo capisce davvero anche un bambino di scuola media, cioè se da un lato ho un cartello in cui i permessi sono ridotti, e mi dice semplicemente mi vengono stabiliti un sacco di divieti. Sì, certo, posso farmi il mio giretto nel parco, però posso entrare dalle ore 9 alle ore 18, però poi è vietato giocare a calcio, è vietato fare il picnic, è vietato raccogliere fiori, è vietato accendere fuochi. Dici, vabbè, ok, va bene. Mi stai sottolineando che questo parco è casa tua e che le cose, e che decidi tu che cosa si può fare e cosa non si può fare. Io sono un ospite che passa di qua. Diverso è se in questo cartello invece c'è scritto: sei benvenuto, il parco è aperto dalle ore 18 alle ore 22, scusate, alle ore 8 del mattino alle ore 22, e è possibile giocare a calcio, è possibile raccogliere i fiori, è possibile fare picnic, ma è vietato accendere fuochi perché possono esserci problemi di sicurezza. Ok?
Capite che l'approccio è diverso, stesso strumento, stesso tipo di no? Quindi lo strumento è lo stesso, la licenza, che nella nostra metafora è il cartello, ma cambia il senso, cambia l'effetto che ottiene. Da un lato stabilisce dei divieti, dall'altro sta sottolineando delle libertà, sta dando delle libertà a chi passa di lì, agli utenti. E questo è quello che fanno le Creative Commons, cioè creare delle situazioni, delle sfumature di grigio all'interno di un bianco e nero che abbiamo già visto prima. No? Nella nostra slide, questa, abbiamo detto che qui è una situazione un po' binaria, un po' tutto nero. C'è tutto coperto dal copyright, tutto bianco perché il copyright è finito. No, abbiamo detto che è una situazione poco, cioè, difficilmente gestibile perché non funziona poi davvero così il mondo reale. Abbiamo bisogno di sfumature per potersi muovere. E le sfumature le possiamo, scusate, torno ancora indietro, le possiamo o trovare nella legge, questa cosa l'abbiamo già detta stamattina, quindi non la ripetiamo più, cioè i casi di libero utilizzo, le cosiddette eccezioni al diritto d'autore. Oppure, se non le troviamo lì, le troviamo nella licenza che il titolare dei diritti ha applicato alla sua opera. Ovviamente sempre che lui l'abbia applicata, no? Quello che dicevamo prima. Se io metto su un sito web, sul mio sito o sul sito dell'università o di una fondazione un mio articolo e non preciso nulla a livello di copyright, non metto una noticina in fondo con scritto che tipo di licenza è applicata. La gente non può davvero utilizzare liberamente la mia opera. Al massimo può fare quegli usi che sono concessi dalle libere utilizzazioni, eccezioni al diritto d'autore, queste, che sono quelle che comunque valgono per tutti. Ma se io voglio dare delle libertà in più, devo dirlo, lo devo scrivere attraverso una licenza. E Creative Commons ha fatto esattamente questo lavoro, cioè ha messo a disposizione un set di 6 licenze che rispondono al motto alcuni diritti riservati. Questa cosa non l'ho inventata io, è proprio è il motto delle Creative Commons, scusate, Some Rights Reserved, lo trovate anche nel bottoncino sotto, quando andate in un blog e vedete un bottoncino con scritto Creative Commons, trovate Some Rights Reserved, cioè alcuni diritti riservati, che è esattamente la versione intermedia, no, tra il All Rights Reserved del copyright e il No Rights Reserved del pubblico dominio, del public domain. Ed ecco che adesso, vabbè, in una prossima slide c'è un video che se fossimo stati in aula avremmo guardato insieme e commentato, però oggi non abbiamo, a parte che sarebbe scomodo da fare qua, però ve lo potete vedere da soli, è molto bello, in 7 minuti o forse anche meno riassume un po' le cose che abbiamo detto stamattina su come funziona il diritto d'autore, e poi vi introduce al mondo delle Creative Commons. Ma sostanzialmente le cose che vi dico, che vi dice il video, ve le posso dire io in sintesi, ovvero che le Creative Commons sono 6, ve l'ho già detto prima, dopo ve le faccio vedere in ordine, e si basano su 4, io le ho chiamate clausole base, 4 caratteristiche base, potremmo dire, cioè sono modulari. Sostanzialmente Creative Commons ha scritto delle clausole che a seconda di come vengono mischiate, miscelate all'interno delle licenze, ottengono degli effetti diversi. La attribution ha un simbolo, e tra l'altro per ogni, questo diciamo, è un primo esempio, visto che risale al 2002, le prime licenze, di legal design, cioè di cercare di trasmettere un concetto legale, giuridico, attraverso invece un'icona, attraverso qualcosa di comprensibile anche a chi non ha dimestichezza con il linguaggio giuridico. E quindi abbiamo attribution, che è il nome della condizione. La sigla by, che sta per il by inglese, cioè fatto da me, fatto da, e il simbolino che rappresenta il by, cioè l'omino, cioè l'essere umano che ha creato l'opera. Vuol dire che l'autore ci sta chiedendo, diciamo, il titolare dei diritti ci sta chiedendo di essere attribuito, cioè di essere riconosciuto come autore, cioè vuole che gli venga fatto una menzione, e magari indica anche un link specifico al suo sito. Voi mi direte, ma questa cosa devo farla comunque perché l'abbiamo visto prima, no? Stamattina abbiamo visto che è una regola generale. Sì, è vero. Però qua è di più, cioè qua con questa condizione l'autore ci sta dicendo anche come vuole essere attribuito. Quindi ci dice il suo, che ne so, pseudonimo oppure il suo nome e cognome, la sua affiliazione perché magari lavora per un ente di ricerca e ci dice anche il link a cui vuole essere attribuito. Abbiamo poi il non commercial, cioè una clausola che autorizza o non autorizza gli usi commerciali. Se noi troviamo non commercial, vuol dire che l'autore
licenziante di quest'opera non ci consente di fare usi commerciali della sua opera. Il simbolino è molto intuitivo, è un dollaro barrato. Se vi piace di più, c'è anche la versione con l'euro barrato, ma semplicemente vuol dire non commercial, vuol dire non si possono fare utilizzi commerciali. E poi abbiamo il non opere derivate. Abbiamo già spiegato prima brevemente cosa vuol dire opera derivata, vuol dire farne una modifica creativa, cioè non so, prendo un classico esempio di opera derivata, è il remix di un brano musicale, oppure da un romanzo fare l'opera cinematografica, ok? Quelle sono classiche opere derivate e vanno autorizzate, cioè la Rowling che ha scritto i libri di Harry Potter ha poi, come dire, dato autorizzazione, si è fatta pagare anche un bel po' dalla casa di produzione che ha fatto i film per poi realizzare i film. E quindi lei compare come coautrice del film, se vedete nella locandina del film, perché ha scritto il soggetto, che è autrice del soggetto, perché il film è un'opera derivata dei suoi libri. Voi farete opere derivate oppure genererete delle opere derivate fatte da altri? Sì, perché da un paper di ricerca o da un video divulgativo che realizzate per un progetto, qualcuno magari può tirarne fuori qualcos'altro, quindi da un paper magari può farne un'infografica o un poster da portare a un convegno, oppure non so, da un video può sbobinarlo e farne un piccolo, che ne so, una versione interattiva con domande e risposte. Quella è un'opera derivata. E quindi a voi interessa sapere quando e come autorizzare o meno l'opera derivata. Se trovate questo simbolino nelle Creative Commons, no derivatives, vuol dire che l'opera, cioè il licenziante, l'autore dell'opera, non consente, non gradisce che vengano fatte opere derivate. E quindi non potete fare altro che riprodurre l'opera così com'è, integralmente. Condividi allo stesso modo è. Quello, diciamo, un po' più complesso da capire, corrisponde al copyleft in ambito informatico. Chi di voi ha già un po' masticato le licenze open per software open source, sa cosa vuol dire copyleft. Sostanzialmente vuol dire che chi fa un'opera derivata deve rilasciare l'opera derivata con la stessa licenza. Vedete che il simbolino è una C rovesciata, che è esattamente, cioè è la C di copyright al contrario, che è appunto il simbolo del copyleft, ma è anche, se non so se si vede perché è un po' in piccolo, è anche una freccina, no? È una sorta di freccia che torna indietro. Perché è esattamente quello che succede, cioè con lo share alike, il condividere lo stesso modo, io licenziante richiedo che se qualcuno fa un'opera derivata del mio articolo, deve rilasciare anche l'opera derivata sotto la stessa licenza e quindi creo un meccanismo a cascata che mantiene le stesse libertà che io ho dato anche sulle derivate. Questo è intelligente come meccanismo, capite? Cioè io faccio un articolo, lo rilascio con licenza Creative Commons Share Alike, Attribution Share Alike, e arriva Tizio che fa l'infografica tratta dal mio articolo. Anche l'infografica deve essere rilasciata sotto licenza Creative Commons Share Alike. Arriva Caio che prende l'infografica e ne fa che ne so, ne fa una versione interattiva navigabile su computer, anche la versione interattiva deve essere lasciata sotto licenza condivido lo stesso. Quindi vedete perché è circolare, perché sostanzialmente viene restituito alla community qualcosa. Cioè io attraverso questo meccanismo creo un circolo virtuoso di creatività open, che è quello che succede su Wikipedia, qualcuno di voi prima l'ha citata, insomma immagino che conosciate un po' il meccanismo di Wikipedia. Wikipedia ha esattamente la licenza attribution share alike, no? Quindi vuol dire che se io utilizzo una voce di Wikipedia per fare un progetto, io l'ho visto fare con dei colleghi che vanno nelle scuole medie a fare progetti legati a Wikipedia, no? Fanno delle cose molto interessanti, fanno lavorare dei ragazzi su una voce, la abbelliscono, la arricchiscono. Poi magari ne tirano fuori delle opere derivate per la loro scuola e quindi anche da quello, anche quelle vengono rilasciate con licenza Attribution Share Alike. E quindi, come dire, qualcuno poi in futuro troverà queste opere, magari ci lavorerà ancora e andrà a sua volta ad arricchire, a restituire alla community di Wikipedia questo nuovo pezzo di conoscenza. Capite quanto è potente? Queste mie stesse slide. Vi rovino la sorpresa finale, però le mie stesse slide, vado alla fine, sono sotto licenza Creative
sotto licenza Creative Commons Share Alike, così vi ho rovinato un po' di sorpresa, però eccola qua, no? Quindi chiunque prende queste mie slide, Attribution Share Alike 4.0, cliccando si apre la licenza, dopo ve la faccio vedere meglio, può prendere le mie slide, farne ad esempio appunto un'infografica oppure un video divulgativo, ma deve rilasciare anche quest'opera derivata sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike. Torniamo al nostro punto. Eravamo qua. Quindi abbiamo capito i quattro elementi, vi dicevo che miscelando queste quattro clausole base delle Creative Commons vengono fuori le sei licenze che vi dicevo prima, no? E queste le vedete nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva. Sono 6 più una, perché qua ci ho messo dentro anche il CC0. CC0 l'abbiamo visto stamattina che cos'è, no? Abbiamo visto quando abbiamo parlato di pubblico dominio, vi ho detto, il pubblico dominio può essere anche creato artificialmente, cioè rilasciando un'opera e dicendo che è in pubblico dominio fin da subito. Ed è il CC0, eccolo qua. Le licenze vere e proprie sono da qua in poi. Cioè Attribution Share Alike, Attribution No Derivatives, Attribution Non Commercial, Attribution Non Commercial Share Alike, Attribution Non Commercial No Derivatives. Ovviamente, come indica la freccia, la più libera è questa qua in alto, la più restrittiva è questa qua in basso, chiaramente perché ha due clausole negative, quindi no, no commercial, no derivatives, capite tutti che è quella che ci dà meno libertà. Ok? Vedremo poco più in là che tra queste solo alcune sono coerenti con la definizione di open access, così rispondo anche un po' alla domanda che è stata fatta prima. Questa slide è molto fa cioè è fatta molto bene, e infatti non l'ho fatta io, l'ha fatta un esperto di infografica molto bravo. Vedete qua di fianco i credits, perché lui a sua volta ha rilasciato questa infografica sotto licenza Attribution Share Alike, quindi vedete che si è creato un circolo virtuoso, per cui anch'io ho usato e ho rilasciato. Con questa avete davvero la mappa orientativa delle Creative Commons, proprio qua, vi basta questa. Se questa ve la stampate, ve la mettete in ufficio, vi fate una, no, in bacheca, ve la mettete da qualche parte, vi orienta. Cioè, a seconda del tipo di opera, cioè a seconda del tipo di licenza che trovate sull'opera, sapete qua di fianco che cosa potete fare e cosa non potete fare, no? Non so, trovo un'opera che ha il CC BY NC, CC, quindi Attribution Non Commercial. Cosa posso fare? Posso farne copia e ripubblicarla? Sì, perché questo lo consentono tutte le Creative Commons, come vedete. Devo attribution required, cioè devo riconoscere la paternità, cioè devo riconoscere la cosiddetta attribution? Sì, perché questa c'è in tutte, tranne nel public domain, tranne nel CC0. Posso farne usi commerciali? No. Posso farne modifiche? Posso farne opere derivate, come l'abbiamo chiamata? Sì. Ok, perché questa è una NC, non è una ND. Posso cambiare licenza sulle opere derivate? Sì, nel senso che posso aggiungere delle restrizioni, ovviamente che siano comunque coerenti con le due che lui mi ha imposto, il BY e l'NC. Ok, quindi questa davvero secondo me vi serve come mappa, diciamo, come riassuntone, diciamo, di tutta questa parte sulle Creative Commons. Arriviamo poi a una parte un po' più operativa, cioè come si applica una licenza Creative Commons. Quindi qua sono due slide che in realtà adesso chiuderò per farvi vedere dal mio browser cosa si fa, cosa si può fare di interessante. E vediamo un attimo anche l'ora. Sì, ci siamo perfettamente. E quindi in queste due slide ho come si applica una licenza Creative Commons, quindi il punto di vista dell'autore che vuole rilasciare la sua opera con licenza Creative Commons, che quindi insomma mi auguro sia uno dei punti di vista da cui voi guardate il mondo, cioè siete persone che poi nella vita scriveranno, produrranno opere di ricerca, quindi dovrete chiedervi quali licenze applicare alla vostra opera, ma poi anche dall'altra parte, cioè sarete sicuramente anche nella condizione degli utilizzatori, cioè soggetti che stanno cercando un'immagine, uno schema, un'infografica per il proprio prodotto di ricerca, per il proprio paper, per il proprio saggio, e vogliono trovare qualcosa che sia, diciamo, pulito dal punto di vista del copyright, che non crei problemi di copyright. Quindi, come abbiamo detto prima, possiamo effettivamente sfruttare le libere utilizzazioni, eccezioni al diritto d'autore, ma se poi le leggete bene, a volte sono scritte in modo così
restrittivo per cui non abbiamo tutta questa libertà, e allora vado a cercare in appositi repository, in appositi database, delle opere che sono rilasciate sotto licenza Creative Commons, così ho delle libertà in più. Ok, questo è un po' il concetto. Adesso, come vi dicevo, vado sul browser a farvi vedere qualcosa. Ok,